ragazzi, sarò a Romix, alla fiera di Roma di fumetti e manga, giorno 6 e giorno 7. Giorno 6 ci sarò da praticamente la mattina fino al tardo pomeriggio e sarò lì tutto il giorno per firmare, fare foto. Se volete portare il manga, portatelo, così insomma ve lo firmo, o semplicemente per una foto. E giorno 7, che sarà anche il mio compleanno, starò lì tutto il giorno per l'appunto, ma in più alle ore 13 all'una fino alle 13:30 sarò al padiglione 8, dove c'è il palco, dove insomma parleremo un po' di agenzia tradimenti, quindi non potete perdervelo. E in più festeggiamo il mio compleanno. Tutti i giorni comunque mi trovate al padiglione 6 e sono con i miei amici Jenny, Lorenzist e Ciao. E ci trovate tutti insieme anche al Torino Comics il 13 e il 14. Quindi vi aspetto. Nel mondo di Roblox accadono sempre più tradimenti, ogni giorno sempre di più. Ma c'è un problema, l'agenzia tradimenti mi è stata sequestrata, quindi non posso più aiutare le persone. Questo è un intro diverso dal solito, ma dovrò riaprire agenzia tradimenti non qui, ovviamente momentaneamente. Quindi momentaneamente la mia agenzia tradimenti sarà qualcosa costruito con i props. Adesso vediamo come posso farlo. Beh, mettiamo la mia bella sedia, una scrivania. Beh, l'unica scrivania che ho adesso è questa, quindi... vabbè, mi accontenterò. Metto una sedia per le persone che mi vengono a trovare. Ok, aspetta, non riesco manco più a mettere le sedie. Sono completamente triste e devastata. Quindi in realtà posso mettere una scrivania migliore di questa, che è quella gaming. Ah no, questa, aspetta. Ok, ok, adesso si ragiona, adesso è più agenzia. E qui metto un'altra scrivania, che era di Polar, che mi hanno portato via. Oh, mettiamola qua. E insomma, poi per renderla un po' più privata, non lo so, qualche scatolone per chiuderla e aggirarla. Ok, allora, ho fatto una struttura, mettiamoci la porta qua. E non so se ci rimangono dei props, però almeno un cartellino piccolo, piccolo, per scrivere agenzia tradimenti. Dai, mettiamolo, mettiamo agenzia mini tradimenti. Purtroppo dobbiamo accontentarci, eh. Perfetto, e mettiamo qui un gabinetto. Oh ragazzi, dovrò avere un posto dove devo... insomma. Ed eccomi qua nel mio ufficio momentaneo. Mi raccomando, se vi piace agenzia tradimenti, vi ricordo di comprare il mio manga a tema per l'appunto agenzia. Infatti è uscito il mio manga di agenzia tradimenti, dove insomma succedono tradimenti, cosa vi aspettavate. Ed è bellissimo, ha un sacco di disegni. Lo trovate sia su Amazon, se lo volete comprare online, ma anche in qualsiasi libreria, alla cifra solo di 8,90 euro, che è praticamente la metà dei miei vecchi fumetti. Certo è più piccolino, ma insomma i manga sono così, quindi di solito funziona così. Quindi mi raccomando, se adorate questa serie e la volete supportare e volete che continua, mi raccomando andatela a comprare. Ma questo vuoto qui non può rimanere, se no non sapremo mai chi oggi dovrà venire a chiederci un caso. Devo riprendermi Polar. Quelli di questo server me l'hanno letteralmente chiuso lì dentro. Guardate, ci sono guardie ovunque che fanno da vedetta. E il mio povero Polar è qui dentro queste gabbie. Ok, controllano sia dal tetto che da giù. Questo potrebbe essere effettivamente un problema, visto che volevo entrare dal tetto, ma mi sa che non controllano dal retro. Quindi fammi vedere un attimino, dobbiamo essere molto sneaky sneaky. Ok, quando lui gira la visuale e guarda dall'altra parte, io mi lancerò. Ok, fai il giro, fai il giro. Sono dentro. Piano 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 piano. Apriamo la porta. Ok, silenzio. Mettiamoci qua nell'angolo. Guardate come controlla bene tutte le porte. Ok. Oddio, oddio, oddio. Ok, è lì dentro. Ok, adesso. Polar, vieni. Polar, mettiti nell'angolo. È il momento di scappare. Mamma! Non sono tua mamma. Zitto. Oddio, aspetta, c'è qua una ventola. Certo che c'è una ventola. Via. Prima che arrivano. Oh, no, mi ha visto. Scappa! Perché sei così cicciare? Non passiamo. Ok, via, fuga. È il momento di iniziare l'episodio di agenzia tradimenti. Il mondo dell'indagine Robby al pro. Scopa traditori come tutto il fervor tra le coppie tradimenti scoprirà per svelare la verità. Con lente e cappello svela ogni mistero. Del regno amoroso è un eroe sincero. Con intuito e passione indaga con il cuore. Robby il detective vince ogni errore. Ah, ragazzi,
Sono tornato al lavoro, sono tornato al lavoro. Abbiamo un'agenzia provvisoria, ma io non smetto mai di aiutarvi. Quindi ho trovato questo commento di 83 lina. Ma l'agenzia di eventi è chiusa? Beh, adesso non più. Dobbiamo solo rivederci il vecchio ufficio, però va bene. Avrei bisogno di vedere che fa la mia ragazza nel tempo libero e quando fa un roleplay specifico. Ho comprato il manga, grazie. Questa volta abbiamo deciso di prendere un commento semplice perché, ragazzi, non abbiamo nemmeno il tetto, dobbiamo andare piano, ecco. Ma ecco che arriva Lina, anche se è un ragazzo, però si chiama Lina. Prego, avanti! Ciao, Robby! Il mio nome comunque è Josué. Questa sedia è molto scomoda. Ma avete passato il budget? Parla prima che ti butto fuori. Vabbè, in ogni caso ho bisogno di una tua mano. La mia ragazza ultimamente fa parte di questo gruppo roleplay. E non c'è nulla di male, eh? Però sono molto strani. Vorrei che tu la spiassi per assicurarci che sia tutto tranquillo, ecco. Momentaneamente, però non è che posso cambiare anche le vecchie abitudini. Detto ciò, le descrizioni fisiche che mi ha fatto è i capelli rossi, dei grandi occhi celesti o verdi, non me lo ricordo, vabbè, comunque molto luminosi, e il fatto che sta sempre a fare roleplay dentro la nuova scuola perché è fissata col nuovo aggiornamento. Ora che sappiamo tutto, abbandoniamo questo ufficio momentaneamente e direi di iniziare con la missione di oggi. Mamma mia quanto fa schifo questa agenzia, eh. Lasciate like se volete la vecchia agenzia. Allora, sono entrata in questo server privato, ragazzi, e fanno un roleplay realistico dentro la scuola. Quindi mi sa che prima di entrare e fare qualunque cosa, cambiamoci qua subito l'aspetto, perché sennò qua ci bannano a vista direttamente dal server. Altro che, quindi diventiamo una normalissima studentessa. Quindi andiamo in capelli. Penso che potremmo fare un outfit parecchio random. Vediamo se cerco school, se mi spunta effettivamente qualcosa. Se non sbaglio, anche l'altra volta era tutto ambientato a scuola. A quanto pare le scuole sono belle piene di tradimenti e inciuci, ma adesso scopriremo tutto. No, non mi piaceva quel cappellino. Vediamo se continuando a scrivere school. I hate school, me lo terrei, ma non ci serve. Oh, ma ci sono anche dei capelli più carini, diciamo. No, non è vero. Ok, direi che così ci siamo. Mi piace molto. Scriviamo school anche nei vestiti. Mettiamo comunque un outfit abbastanza, una divisa abbastanza classica. Che carina che è così, va bene, mi lascerò questo, mi sa. Mi metto anche il giù che è rosa a sto punto, quindi cerchiamo school pink. No, niente risultato per school pink. Vabbè, una gonnellina bianca. Oh, ti devo dire, uno dei migliori outfit veloci che abbia mai fatto. Detto ciò, entriamo un attimino a scuola e proviamo a presentarci. Vedo già della gente che si muove all'interno. Mettiamoci il ruolo studente perché adesso è tutto bello serioso. E già, lì vedo un bello donna. Oh, calma. Caspita, ragazzi. Dai, sono carina, per favore fammi entrare. Chi sei? Ciao, sono una nuova studentessa. Mi hanno invitato, insomma, qui nella scuola per fare roleplay e cose del genere. Come ti chiami? Mi chiamo Molly. Devo registrarti. Ah, ok. Ok, Molly, vieni. Oddio. Ok, vabbè, comunque già il fatto che non mi hanno bannato a vista del server è una cosa. Cos'è? Il tipo il rappresentante della scuola? Ah, mi sta facendo proprio un test sul roleplay. Da quanto fai roleplay? Beh, ragazzi, da tantissimo tempo. Direi che ormai sono ben 4 anni che faccio roleplay su Roblox, ma anche su Minecraft. Ne ho fatti io ovunque. Quanti anni hai? 19. Vediamo se va bene. Mi sono ingiovanita di quanto? 2 anni. Ok, ok. Ti devo presentare agli altri. Ok, quindi la mia registrazione è avvenuta all'interno della scuola. E adesso mi sto presentando agli altri. Ricordiamoci che dobbiamo cercare una ragazza con i capelli rossi e gli occhi molto grandi celesti. È per caso lei? Certo, non sono proprio rossi rossi, però insomma. Ciao ragazzi! Lei è una nuova studentessa. Oh, piacere ragazzi. Anzi, fammi scrivere. Piacere, raga, sono Molly. Spero che andremo d'accordo. Ah, dai, guarda che carina che sono. Ciao, io mi chiamo Emanuel. Ok, segniamoci i nomi. Il ragazzo si chiama Emanuel. La sospettata si chiama Noemi. E io mi chiamo Terry. E la tizia, a caso, che potrebbe essere un amico a cui fai delle domande, si chiama Terry. Ok, tutto segnato. È un piacere conoscervi. Terry,
Harry, falle fare un giro della scuola. Voi due venite con me. Oh, no, ma io sono interessata agli altri due, non di Terry. Cioè, mi dispiace Terry se ti sto per dire questa cosa, però va bene, seguiamola, dobbiamo cercare di stare al gioco. Però, insomma, la sospettata con l'altro tizio si allontanano da me, non so cosa fanno. La devo seguire, non ci posso fare niente. Ah, qua ovviamente hanno aggiunto col nuovo aggiornamento tutte le modifiche della scuola. Wow, che figata. Ogni volta che lo vedo qua dentro rimango sbalordita. Guarda qui, ci sono molte nuove sale. Sì, sì, ho visto. Ci sono anche questi tavolini che sono stati aggiunti anche come props, se non sbaglio. Noi usiamo molto questa. Ok, molto bella, devo dire. Perché la usiamo per le performance. E per pensare a nuovi balli. Ah, wow, ho fatto proprio le recite qui. Tutto questo ci porta alla prossima parte. Oh, ok, mi sta facendo al teatro, all'auditorium, dove in teoria hanno aggiunto un sacco di cose nuove. Oddio, qua è chiuso. Oh, c'è lo scenario della casa, molto molto bello. E cosa lo utilizzate? Oggi ci sarà una recita. Siamo un po' larghi con i tempi, infatti abbiamo poco tempo. Ah, quindi state organizzando una recita, molto interessante. Gli altri dove sono? Non riesco a vedere proprio nulla. Infatti oggi la dobbiamo fare. Ah, oggi è il giorno della vostra recita. La facciamo ogni mese. Però ci serve una mano. Ah, dobbiamo ancora definirla. Io gli ho chiesto, ma chi è che partecipa in questa recita? Perché sarei molto interessata se quelli là sotto, cioè quelli lì sotto, partecipano. Tutti quanti, siamo pochi. I protagonisti sono Emanuele e Noemi. Aspetta, Emanuele e Noemi. Il ragazzo è la fidanzata del mio fan. Fanno una recita insieme. Allora devo partecipare per forza. Guarda, stanno arrivando. Beh, oh, eccoli. Partecipo se volete. Cioè, nel senso, sono molto curiosa. Devo stare più attaccata possibile a questi due, soprattutto a lei. E potrei effettivamente scoprire un paio di cose. Allora ragazzi, come sapete, oggi abbiamo la nostra solita recita. E anche se siamo arrivati un po' tardi, dobbiamo fare del nostro meglio. Ok, ha detto che Molly si vuole aggiungere. Ok, sì, mi voglio aggiungere. Mamma mia, però posso dirvi che questa tizia ha degli occhi molto particolari. Vabbè, comunque non sono nessuno per giudicare. Sono qui solo per capire se è una brava persona oppure no. Molto bene, allora. Tu puoi fare la figlia di Emanuel e Noemi. La figlia di loro due. Va bene, mi comincio a posizionare nel palco allora, perché immagino che dovremmo fare delle prove. Però già il fatto che in questo, insomma, recita, sono la classica coppia innamorata. Va bene. Aspetta, ma sono nella classica coppia innamorata solo nella recita o in generale? Perché mi sto confondendo adesso. Non so più cosa, quale parte è vera oppure no. Però lei è fida, quindi non si possono baciare. Ah, ok, allora lo sanno che lei è fidanzata, quindi nulla, fanno la scenetta della coppia, però per recita, non perché non stanno insieme. Perfetto. Sì, comunque io vado sopra. Ok, lui è tipo il direttore della scuola. Facciamo la prova. Cosa devo fare? Devo improvvisare? Va bene, allora mi metto qui a fare la bambina, non lo so. Ok ragazzi, penso che la recita stia iniziando. Io sono seduta con mia mamma. Tesoro, sono tornata a casa. Finalmente. Ti rendi conto di che ore sono? Dov'eri? No, non starmi così addosso, dai. Abbiamo avuto una riunione di lavoro, era molto importante. È la decima in questo mese. Ragazzi, non ci sto credendo. È una recita su un tradimento. Ma quanto è ironica questa cosa. A chi vuoi prendere per i fondelli? Di la verità. Tu mi tradisci. Penso che dovrò dire qualche parte. Mi metto accanto. Ma che stai dicendo? Papà? Io dico cosa a caso per, non lo so, essere realistica e non farmi cacciare dal fatto che, insomma, vai a letto. No, non c'è il letto. Vado sul divano di nuovo. Ok, mi metto a piangere, non lo so, aspetta. Piangi, c'è le botte, piangere. Ecco, mi metto qui sul coso a piangere. Questi non sono affari fra di noi. Chi è? La conosco. Ti ho detto che non ti tradisco. Stop, quella sta applaudendo tipo molto bene. Beh, devo dire che comunque sono molto bravi a fare roleplay. Non è stata male come recitazione. Continuiamo dopo. Fate una pausa. Oh, ok, va bene. Allora io mi rimetto un attimino grande. Oh, a posto. Andiamo, dai. Oh, dove se ne vanno questi qua? Ma questi due si muovono. Ho capito che sono molto amici, perché insomma sono due tipi che recitano e roleplayano insieme. Però addirittura che se ne vanno da solo insieme. Chiedo a lui. Wow, sembrano davvero innamorati. Anche se non c'è nulla da ridere, ma c'è solo da piangere. Beh, spero di no, è fidanzata. Ah, meno male, almeno lui la pensa così. Ma magari siamo noi che stiamo mal pensando, ok? Potrebbe essere un tradimento. Però passano un bel po' di tempo insieme. Magari sono molto amici. Ma per essere sicuri al 100%, io, insomma, mi avvicinerò pian piano in questo.
quindi hanno cambiato. Ragazzi, aspetta un attimo. Hanno cambiato la palestra e hanno messo la piscina. Fatemi avvicinare piano piano senza farmi vedere. Ok, qua dovrebbe essere un buon punto. Cosa sto vedendo? Per chi non lo sapesse, con l'ultimo aggiornamento di Brookhaven hanno aggiunto una piscina ed è mostruosamente bella. Però non ho capito, la loro pausa è farsi un bagnetto insieme. Wow 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 wow! Guarda questo qua che si è appena messo i pettorali! Copriti, scostumato! Cosa sta succedendo? Penso che riesci a trovare cosa. Cosa sta succedendo? Ok, mi sa che finalmente si sono cambiati i costumi. E oddio. Oh wow, wow, come si sta avvicinando la tizia! Che bella recita che stiamo facendo, vero? Sì, sì, è proprio bella. Cos'è che non ti convince? Tu non solo sei super brava, ma sei anche super bella. Vabbè, ok. Magari, semplicemente, è un complimento d'amico. Io sto continuando a sperare. Oh, comunque non è quello. Cos'è? Qual è il problema? Ci manca una parte essenziale nel nostro copione. Ah, beh, sì. Non preoccuparti. Farò in modo che cambi. Non ho capito, ragazzi. Questi qua vogliono cambiare la recita. Non la vogliono fare uguale a prima. Ma ora tu fa bomba. Oh mio Dio. Ok, si stanno buttando in acqua e si stanno facendo... Oddio, qua, ma sono... Ah, ecco, li ho visti molto vicini per qualche secondo. Comunque, molto particolare la nuova piscina. E non so cosa vogliono dire con altra recita, però sinceramente fatemi un attimo chiamare il fidanzato. Così vedrà questa recita e si convincerà se la sua ragazza effettivamente è fedele oppure no. Allora, ragazzi, ho detto al fidanzato di nascondersi nel piano superiore. Anzi, no. Che fai? Nasconditi, come? Corri, cosa stai facendo? Oh mio Dio, ma è pazzo. Speriamo che non l'ha visto nessuno. Madonna santa. Siamo pronti per la recita. Che fa? L'ha visto? Ti prego, dimmi di no. Si è pure buggata questa tizia, vabbè. Beh, ognuno si può... Mi sa che non l'ha visto. Meno male. Madonna santa, è proprio in bella vista. Vabbè, lei sarà presa della sua recita. Ah, mi devo mettere la bambina, giusto? Perché dobbiamo praticamente rifarla. Darò il meglio delle mie capacità attoriali. Gugugaga. Ok, perfetto. Scena da capo. Tesoro, sono a casa. Ok, stanno rifacendo la recita. Perché lei continua a fare su e giù con le braccia? Non ne ho idea. Penso sia molto arrabbiata. Eccoti finalmente. Ma ti pare normale? Ok, adesso litigo. Oh, fatemi a partecipare un po' di più a questa recita. A quest'ora. Papi, mi sei mancato. Gugu. Gaga, senti, sto facendo una riunione di lavoro. Ok, stanno ricominciando con la situazione di prima. E io mi metto più a tiro questa volta. Lavoro? Di la verità, hai l'amante. Ah, però cambiano le battute. Ma che dici? Davanti a nostra figlia, poi. Cucucagaghi, gagu. Che poi è un'assurdità. Anzi, cosa? Mi sento molto ferito, sai? Raga, è una nuova parte del copione. Quella che volevano aggiungere, non ho capito. Perché cosa? Non capisco. Tu dovresti sapere che io ho occhi solo per te. Oh, è una parte romantica. Ti ho amata dal primo giorno. Oh, amore. Mi dispiace così tanto. Non dubiterò mai più di te. Oh, è una storia con la bella fine, ok? Lo so, cucciola. Lo so. Oh. Queste cose non le dovrebbero vedere i bambini e nemmeno i fidanzati che sono in sala. Che stai facendo? Esci da lì! Questo non era nel copione, ma cosa sta succedendo? Amore, ma che ci fai tu alla recita? Non ti ho invitato. Un uccellino mi ha detto di venire e ho fatto bene. L'uccellino si chiama Rovi Polar Bear e non è un uccellino, è un orso. Anche se, vabbè dai, ho capito la battuta che volevi fare. No amore, non era nulla, era recitazione. Ma non era nel copione. E lo stesso sceneggiatore che si trova lì sopra ha detto che non te l'avrebbe fatto fare perché, insomma, sei fidanzata. No, non è vero. Io pensavo fosse una cosa seria la nostra. Oh, Josué. Dico, così credo. Josué, mi dispiace. Io, no, non ho provo nulla per lui. Ti prego, perdonami. Oh, plot twist. Finalmente qualcuno che chiede perdono. Come posso? Ti prego, una seconda possibilità. La meritiamo tutti. Beh, effettivamente questo è vero. Io credevo che... Zitto. Ragazzi, potrebbe essere comunque ancora un'attrice e starò mentendo, eh. Non lo so. Dai, amore. Josué, ascoltami. È difficile, ascoltami. Io penso che tu debba pensarci, ok? È vero, esistono le seconde possibilità, si può perdonare, ma devi vedere
capire quanto è davvero profondo questo amore e quanto lei abbia voglia in questi giorni di effettivamente farsi perdonare. Non solo ci penserai, ma le persone nei commenti sicuramente sapranno darti una mano. Ragazzi, scrivete nei commenti se dovrebbe effettivamente perdonare la sua fidanzata che si è baciata con un altro in una recita. Però non sappiamo al 100% se questo amore che prova per questo tizio è vero o no. Sì, ci penserò. Detto ciò, questo è un'altra fine per l'agenzia tradimento. Certo, il nostro ufficio è abbastanza schifoso, ma abbiamo ancora il nostro libro dei casi. E questo caso si può essere concluso e lo chiameremo Romeo e Giulietta.